Buongiorno. If you get to hear me now. Video sui prodotti finiti. Video sui prodotti finiti, ne ho tantissimi. Cioè, sono stata brava a conservarli tutti, nonostante la confusione di casa impedisse qualsiasi tipo di conservazione, anzi era meglio buttare, ma in realtà li ho conservati, sono per la maggior parte prodotti per la casa, c'è qualcosa per la persona ovviamente, ma la maggioranza sono prodotti per la casa. Comunque c'è qualche pezzo in mezzo a questi che tenevo particolarmente a farvi vedere. Cominciamo subito. Ammorbidente Chantecler gelsomino azzurro. Mi è piaciuto molto il profumo, diciamo che io ho una sorta di antipatia per questi non nella formula concentrata, cioè questi così nel... uno perché tengono molto posto, due perché secondo me ovviamente la concentrazione di prodotto è minore e quindi minore la resa sui capi. Io mi è piaciuta la profumazione, quindi questo gelsomino azzurro lo promuovo, boccio però purtroppo il formato, non mi piace, non mi piace il profumo che lascia sui capi perché per me è diciamo poco, perciò proverò a trovare diciamo la versione concentrata. Ce la puoi fare, Cristina. Sto sbattendo tutto dentro un bidoncino. Aceto più, mille usi, della Dexal, lo prendo all'Eurospin. Vabbè, qui c'è quel famoso libricino di cui vi ho sempre parlato io, in cui dice tutti gli usi che se ne può fare, e che lo uso per qualsiasi cosa, quasi, lo uso anche per fare la pulizia alla lavatrice, quindi sì, mi piace tantissimo, è un ottimo ottimo anticalcare, ha un forte odore di aceto però, per cui se vi dà fastidio questo tipo di odore non fa per voi. Io non lo utilizzo qua, ma lo metto all'interno di un contenitore con lo spray perché lo trovo molto molto più comodo, quindi insomma mi dura tantissimo, ecco. Lo compro e lo ricompro sempre, promossissimo. Poi ho finito questo DAT 5, l'ho preso all'MD un paio di mesi fa ormai, per pavimenti, profumo abbastanza buono, ecco, mi sono sporcata, un profumo fresco, vuole leggermente imitare Ajax, ma non mi è piaciuto per niente sui pavimenti, me ne lasciava appiccicosi, necessitava di essere risciacquato, quindi l'ho finito utilizzandolo fuori. Io ho la fortuna, fra virgolette, di poter finire i prodotti che non mi piacciono per la casa, soprattutto per i pavimenti, per pulire il giardino, perché ho diverso spazio in giardino pavimentato, per cui insomma utilizzo detersivi a volte per pulire anche fuori, e quindi l'ho finito così. Aria, ho finito poi, anzi ne ho finita una e l'altra l'ho messa in bagno, questa saponetta borotalco classica, mi piace tantissimo anche la confezione, era una confezione da due, infatti qui abbiamo anche questa carta, mi piace tantissimo, a me di borotalco piacciono tantissimo le profumazioni, per cui insomma mi piace proprio l'odore che hanno questi tipi di sapone, insomma li amo, poi insomma come resa diciamo che sono un po' come tutti gli altri. Poi ho finito, sempre per i pavimenti, Vim liquido, mio adorato, amato, resta insieme comunque a la scopa a vapore, che io sapete che utilizzo spesso, però io non utilizzo solo quella per pulire, ma utilizzo anche lo spazzettone normale, insomma con lo straccio, per cui utilizzo anche gli detersivi, e questo rimane il mio preferito in assoluto negli anni, credo che non comprerò mai più nessun altro detersivo per pavimenti, perché ne ho provati tantissimi, nessuno mai mi ha dato la soddisfazione che mi dà questo, a parte il piacermi tantissimo il profumo, ha un costo che si aggira da 99 centesimi un euro fino a 1,20 euro, dove costava tanto l'ho visto a 1,40 euro, ma ne basta poco, pulisce molto bene e lascia il pavimento molto 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 sgrassato.
non c'è bisogno di ripassare, il pavimento non è appiccicoso, non è opaco, quindi per me il Vim liquido classico, normale, verde, è in assoluto il miglior detergente per pavimenti che abbia mai provato. Distruggiamo la casa. Poi ho finito questo Speak & Span piatti con antibatterico. Io non ne finisco tantissimi i detersivi per i piatti perché ho la lavastoviglie, ma comunque io lo uso anche quello perché capita di lavare qualcosa non in lavastoviglie. Questo era il timo eucalipto, buono l'odore, ma non mi è piaciuta la formula perché era molto in gel e tendeva a scivolare via dalle spugne e dai piatti, non so come dirvi, prima di venire assorbito dalla spugna, siccome era una formula abbastanza densa, proprio gel, tendeva a finire qua e là per il lavandino e quindi veniva perduto il prodotto. Non ha un potere sgrassante o di schiuma superiore ad altri, per cui non credo che lo ricomprerò per questo semplice motivo. Io di solito prendo quello che è in offerta, il primo che trovo piglio, anche perché poi io non uso direttamente questo. Voi non so se avete fatto caso, in cucina io ho una sorta di dispenser dove metto il detersivo per i piatti e utilizzo quello, quindi poco mi frega. Passiamo a qualcosa per la persona, ogni tanto branco in mano e dico questo Vidal bagno schiuma Milky con latte e orchidea. Allora, questo mi è piaciuto tantissimo, il profumo mi è piaciuto abbastanza, non mi ha fatto diventare pazza dalla gioia, ma mi è piaciuta molto la consistenza perché è molto molto cremoso e molto molto idratante, per cui assolutamente promosso questo. Se lo ritrovo lo ricomprerò, magari proverò qualche altra profumazione. Ho finito poi il secondo rimedio d'acero con olio di mandorle e linfa d'acero, questo è lo shampoo. Io ho usato quasi tutto della linea, praticamente ho preso shampoo, balsamo, la crema, l'impacco per i capelli e anche il bagno schiuma. Di questa linea mi è piaciuto tutto, 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 consistenza, odore, ma soprattutto mi piaceva tantissimo perché questo shampoo non seccava assolutamente i capelli. Io ho dei capelli tendenti al secco, ma vanno a periodi, ci sono periodi in cui tendono ad avere meno bisogno di idratazione e periodi di più. Io però mi capita spesso di usare degli shampoo che mi secchino tantissimi i capelli, quindi poi devo un pochino abbondare con il balsamo barra maschera che mi faccio successivamente, per cui non mi piacciono. Mi piacciono gli shampoo che sono abbastanza già idratanti di suo, anche perché ripeto non ho la cute particolarmente grassa, perciò questo mi è piaciuto tantissimo, lo ricomprerò senz'altro. Poi torniamo alla causa, ho finito Finish tutto in uno Max, vabbè, il detergente per lavastoviglie liquido, mi è piaciuto molto. Ovviamente Finish, Pril sono due marche che sono buonissime come resa, un po' meno come prezzo, perché di solito sono abbastanza costose. Io questo lo trovai in offerta a 2,99€, quindi l'ho presi anche perché è un bel, dura abbastanza, insomma io solitamente faccio forse una lavastoviglie al giorno, a volte la faccio anche ogni due giorni, dipende cosa ho cucinato, perché poi usando tanto anche il Bimby non consumo tante pentole, ecco, non sporco tante pentole, perciò non sempre siamo in due, capita di fare tante lavastoviglie, lavastoviglie. Questo comunque è promossissimo, sto riempendo questo cestino e la cosa mi dà soddisfazione. Evito, vabbè, qui ce n'è una lacrimina, dopo vediamo di unirla all'altro, ci avevo messo anche l'acqua, ma vabbè. Evito di dirvi quanto mi piaccia questo detersivo per lavatrice. Io lo compro, lo ricompro, lo stracompro, anche perché lo trovo a 1,30€, che è un prezzo secondo me imbattibile. Io vi ho detto anche nell'altro video, un video haul di detersivi, che io ho mandato delle mail alla casa produttrice Delfino, sono riuscita a trovare. È questa che c'è scritto qua, www.universaldetergents.it. Ho mandato due mail agli unici due indirizzi che ho trovato sulla loro pagina, insomma sul loro sito, per chiedere appunto se mi potevano rilasciare. Mi avranno preso per una psicopatica perché gli ho detto che comunque avevo un canale YouTube, gli ho spiegato che consumavo e usavo molto volentieri e con molto piacere il loro detersivo per lavatrice, che comunque molte delle mie iscritte desideravano conoscere
meglio i loro prodotti e quindi sapere dove acquistarli, se mi potevano mandare appunto una lista dei prodotti, scusate, dei loro rifornitori in Italia, insomma dei loro rivenditori, scusate, ma non mi hanno cagato manco di striscio. Sono entrambe tornate indietro tra l'altro le mail, quindi vuol dire che l'indirizzo mail che c'è lì sopra è sbagliato. Ho anche compilato il form, come cavolo si dice form, penso, che c'è sul sito, ma anche lì non mi ha risposto nessuno. A questo punto si attaccassero al tram. Poi ho finito questo Amor Viviente Tesoro d'Oriente, sapete che mi piace tanto, è il muschio bianco. Quando lo trovo in offerta lo compro, io alterno, sapete mi piace alternare per via dei profumi. Questo è il muschio bianco, è uno dei più buoni, non di Tesoro d'Oriente, perché gli altri non li ho provati perché proprio rabbrividisco con le profumazioni, non mi piacciono, ma questa è proprio buono, cioè si sente sui capi, si sente per giorni, è veramente valido secondo me. Poi vabbè, vi dicevo prima il famoso rimedio d'accio, bagno doccia ultra delicato, nutre e ripara. Allora, senza parabeni, estratti naturali. Buonissimo il profumo, vabbè, potere lavante, bene o male, lavandomi tutti i giorni. Non è che ci sia bisogno di usare l'acido muriatico per lavarmi. Ma sinceramente però devo dare un ni, perché comunque io ho la pelle molto secca nel corpo e tendo a preferire i bagnoschiumi che non sono in formula gel, che sono un po' più aggressivi sulla pelle, e questo comunque mi seccava un pochino la pelle. Guardate che carina la bottiglia, che ha la foglia disegnata da acero qui, cioè a me piacciono un sacco i pack comunque di questo brand. Ma vabbè, sempre a proposito, così finiamo, penso che finiamo, non lo so, penso di sì, la ultra dolce maschera riparatrice intensa, sempre rimedio d'acero, mi è piaciuta tantissimo. Questa a me piacciono bene o male tutte le maschere della Garnier, ma alcune di più, alcune di meno. Questa è una di quelle che mi piace di più. Ho poi finito, ora voi direte, ma dov'è uno di questi due, che adesso sto finendo anche l'altro. Ma perché detersi? Dentifricio sbiancante White Cruise della Seles, che è la marca del Famila. Ve lo segnalo, non vi ho mai fatto vedere i dentifrici finiti perché voglio dire, però quando c'è qualcosa di particolare da dire mi piace dirlo. Ve lo segnalo perché comunque mio marito detesta i dentifrici che stanno troppo di menta e sono troppo forti, cioè a lui piacciono i dentifrici delicati. Questo è addirittura dolce quasi in bocca, a me non è che piaccia tantissimo, perché a me invece piacciono le cose abbastanza violente quando mi devo lavare i denti, per cui questo addirittura in bocca è quasi dolce, assomiglia quasi a un chewing gum, i Brooklyn bianchi, non so se avete presente. Ve lo segnalo in caso qualcuna di voi abbia lo stesso problemuccio di mio marito. Poi vi dicevo l'altra volta, quando vi ho fatto vedere i l'oldi detersivi, che comunque avevo finito questo, vabbè, ho utilizzato ovviamente lo spruzzino, comunque questa era la ricarica. Io questo lo amo, lo ribadisco più e più volte, mi piace per pulire il bagno, mi piace per pulire la cucina, il box doccia, soprattutto, scusate, il piatto del box doccia, perché il box doccia lo pulisco con quello all'aceto che avete visto prima, però insomma lo adoro, per cui lo compro, lo ricompro e anche qui non cambio più. È inutile che faccio le mie prove. Ecco l'altra che vi dicevo di prima, qui si trovano. È uscito un altro rimedio d'acero, ma guarda che fissazione. Balsamo, ho preso anche il balsamo, appunto vi dicevo che i miei capelli sono strani, vivono di vita loro, hanno una coscienza, per cui ci sono periodi in cui sono più secchi, periodi in cui sono un pochino più grassi, ma dire un po' più grassi è quasi ridicolo dei miei capelli. Facciamo così, hanno un po' meno bisogno di idratazione, perciò utilizzo un balsamo normale al posto della maschera. Ho utilizzato questo, mi è piaciuto tanto, ma trovo scomodissima la confezione, perché quando si arriva a metà, cioè nel senso a schiacciare in mezzo, il prodotto è vero che la posizione corretta è questa, per cui per scendere dovrebbe fare così, ma è molto molto difficile da schiacciare, molto duro, non mi piace tantissimo. Questa confezione è assolutamente bocciata. Spuma di champagne, ve l'ho fatto vedere nell'altro haul, questo è quello finito, ne avevo presi altri due, Marta impazzisce in solitudine.
Buonissimo, mi piace da morire. Mi piace da morire sui capi, di una freschezza incredibile, proprio questo è promossissimo. Poi, un altro ammorbidente di cui vi voglio parlare, che ho scoperto, è questo. Non ho scoperto l'acqua calda perché esiste da una marea di tempo, ma io non l'avevo mai provato. Muschio bianco della Chantecler, sempre in versione concentrata perché io adoro gli ammorbidenti in questa versione. Un profumo buonissimo, un muschio molto molto delicato, un po' diverso dal muschio bianco di Tesori d'Oriente, ma anche questo resta un sacco sui capi e comunque è un prodotto assolutamente low cost. Ultima cosa, ultimissima, la maschera per i piedi di cui avete visto il video recensione, quindi non c'è bisogno che io mi dilunghi più di tanto, se avete voglia potete andare a vedere questo video. Mi è piaciuta tanto, 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 tanto che mi devo sbrigare, devo fare presto prima che arrivi comunque l'estate, perché questi tipi di maschere è meglio evitare falli quando i piedi devono essere scoperti, perché i piedi vi si decompongono come foste dei piccoli zombie. Però funziona, funziona davvero. Se avete dei piedi particolarmente messi male come erano i miei, probabilmente ci bisogna di un paio di applicazioni, quindi in un paio di mesi diversi. Però funziona, quindi queste maschere baby food ci sono di 5 milioni di marche, secondo me sono più o meno tutte con lo stesso concetto e più o meno tutte buone. Il mio video sui prodotti finiti è terminato, quindi io vi saluto che già siamo state abbastanza lunghine e vi mando un bacione. Ciao ciao!